Se si escludono gli Xperia Z Compact di Sony, è stato praticamente impossibile trovare un top di gamma compatto con Android in queste ultime generazioni. Colma un po' il vuoto il nuovissimo Samsung Galaxy S10e, che implementa caratteristiche di fascia altissima all'interno di una scocca davvero piccola. Ma vediamolo insieme in questa nuova recensione. Samsung Galaxy S10e implementa uno splendido display di Dynamic OLED da 5,8 pollici con rapporto 19 noni in uno smartphone lungo 142,2 mm e largo 69,9 mm. Si tratta di una differenza esigua in termini numerici rispetto a Galaxy S10, ma dal vivo è tutta un'altra storia. S10e è piccolo, piccolissimo in relazione alle dimensioni tipiche che troviamo sui top di gamma oggi. Rispetto a Galaxy S10 Plus non c'è storia, sembrano dispositivi di un'altra categoria, ma non lo sono. Galaxy S10e implementa infatti la stessa piattaforma hardware, offre le stesse prestazioni ed è un top di gamma a tutti gli effetti. In Italia viene proposto con il processore Exynos 9820 proprietario, caratterizzato da un'architettura tri-cluster in cui il processore ad alte performance può raggiungere i 2,73 GHz. Sul versante memorie abbiamo invece 6 GB di RAM e 128 GB di storage integrato, espandibile via microSD. In altri mercati inoltre può essere proposto anche con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno. Con la nostra suite di benchmark abbiamo ottenuto con Galaxy S10e prestazioni identiche rispetto alla variante Plus, anche dopo circa mezz'ora di test intensivi. Il piccolo della famiglia riscalda solamente un po' di più, ma senza mai raggiungere soglie preoccupanti e risultando sempre utilizzabile. Abbiamo parlato prima di display definendolo splendido e ovviamente lo abbiamo analizzato a fondo trovando un valore mai raggiunto da altri dispositivi per quanto riguarda la luminosità massima. Con i nostri strumenti abbiamo infatti misurato oltre 1100 candele su metro quadrato, che abbinati al rapporto di contrasto tipico dei pannelli AMOLED si traducono in visibilità da record in tutte le circostanze, anche e soprattutto sotto la luce del sole. Saturazione dei colori, fedeltà cromatica e bilanciamento del bianco sono anch'essi al top. Lato software troviamo Android 9 Pie personalizzato con la One UI di Samsung. Possiamo dire subito che i tempi della TouchWiz sono finiti con la One UI, che è un'interfaccia piacevole e coerente sul piano stilistico, colorata ma senza strafare. Ed è anche decisamente ottimizzata sia per quanto riguarda il consumo energetico in standby, sia per quanto riguarda le prestazioni. Galaxy S10e è quasi sempre fluidissimo ai livelli di reattività e vertici della categoria, pur contenendo un numero enorme di funzionalità e capacità di personalizzazione. Ad impreziosire il tutto, abbiamo il supporto di tutte le tecnologie più moderne disponibili ad oggi, come Bluetooth 5.0, Wi-Fi in versione X, modem 4G LTE di categoria 20, funzionante con entrambe le SIM installate, NFC per i pagamenti, certificazione IP68 per la resistenza a liquido e polvere, e quindi può essere utilizzato anche entro certi limiti sott'acqua. Non manca la ricarica rapida da 15 W con l'adattatore in dotazione, la ricarica wireless anch'essa da 15 W e la possibilità di ricaricare un altro dispositivo sempre via wireless con un output di 9 W. La batteria integrata però è da 3100 mAh, non tantissimi se consideriamo il pannello da 5,8 pollici e la potenza computazionale della CPU. Galaxy S10e è uno smartphone che consente di arrivare a sera solo se non si esagera con l'uso, altrimenti bisogna caricarlo almeno prima di cena. In una giornata d'uso massiccio con navigazione via GPS e parecchia navigazione in 4G, passando anche per aree poco raggiunte dal segnale, abbiamo raggiunto quota 15% verso l'ora di cena. Nel nostro test condotto in laboratorio, invece, Galaxy S10e è fra i peggiori smartphone di questa generazione in termini di autonomia. È da precisare comunque che il nostro test non considera i tempi in standby, che su Galaxy S10e sono davvero ottimizzati. Infine abbiamo la fotocamera posteriore che utilizza due moduli. Il principale usa un obiettivo grandangolare con apertura di diaframma variabile fra f1.5 ed f2.4, abbinato ad un sensore da 12 megapixel. La qualità è ottima anche se troviamo tutti i caratteri tipici delle fotocamere Samsung: colori ultrasaturi, maschera di contrasto e riduzione del rumore aggressive e una tendenza a sfornare scatti fin troppo pastosi. Il modulo secondario usa invece un sensore da 16 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare, mostrando lo stesso carattere esuberante delle foto scattate. Per quanto riguarda i video, abbiamo invece il supporto dei 60 fotogrammi al secondo anche in 4K, una delle migliori stabilizzazioni sul mercato, e la possibilità di registrare a 960 fotogrammi al secondo in modalità super slow motion, anche se per pochissimi istanti.
La domanda che sorge spontanea su Galaxy S10 è: conviene spendere un po' di meno rispetto ai fratelli maggiori e comprarlo? A questa domanda però non c'è una risposta univoca e forse si può rispondere con un'ulteriore domanda. Siete disposti a tornare indietro dopo aver utilizzato padelloni da oltre 6 pollici? Con Galaxy S10 è chiaro che si torna ai compromessi che erano tipici alcune generazioni fa, come tastiere, interfacce più piccole e necessità maggiore di scorrere tra le pagine. Tuttavia, l'ergonomia migliora tantissimo rispetto ai top di gamma tipici. E poi c'è l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Galaxy S10 infatti si trova già a meno di 700 euro e se si vuole la compattezza dei top di gamma di una volta è da considerare ad occhi chiusi.